il tema propagandistico dello stupro del Belgio. Ciò ovviamente servì per contribuire a dipingere i tedeschi come dei mostri sanguinari, portando anche all'arruolamento volontario di moltissimi ragazzi britannici. Qualcosa di simile avvenne anche in Prussia orientale, con una strumentalizzazione da parte invece dei tedeschi. Le notizie sulle violenze perpetrate dai barbari slavi finirono in prima pagina su molti giornali del Reich, concorrendo a convincere la popolazione del fatto che, nonostante la guerra contro la Russia fosse stata dichiarata dalla Germania, erano proprio i tedeschi che si stavano difendendo legittimamente. Anche in questo caso le notizie vennero ingigantite e contribuirono a compattare la popolazione tedesca in un grande supporto alla guerra. L'ultimo grande bacino politico tedesco che era rimasto contrario al conflitto, ovvero i socialdemocratici, alla luce delle notizie che provenivano dalla Prussia orientale, ridimensionò di molto la propria influenza. Vediamo meglio cosa stava succedendo. Anche gli ufficiali russi temevano che i civili prussiani potessero danneggiare le già fragili linee di rifornimento zariste. I soldati russi iniziarono a compiere rappresaglie, incendi e fucilazioni già nel momento in cui si accorsero che la popolazione li teneva d'occhio e cercava di comunicare con l'esercito tedesco, come abbiamo visto nell'episodio 23, in riferimento a quei contadini che incendiarono le proprie fattorie per segnalare la posizione delle forze zariste. Le rappresaglie russe non furono né meno né più violente di quelle tedesche in Belgio. Abbiamo testimonianze di stupri, rapine, fucilazioni sommarie. Più che i franchi tiratori, i russi temevano le spie. C'è però un'importante differenza da sottolineare. Mentre per quanto riguarda i tedeschi le violenze contro i civili erano organizzate in maniera meticolosa per annichilire la volontà dei belgi di resistere, durante l'invasione russa della Prussia orientale sembrerebbe che le violenze siano state, sì, sistematiche, ma di natura più contestuale e circostanziale piuttosto che preventiva. Con questo non voglio assolutamente sminuire la violenza subita dai civili tedeschi. Parliamo comunque di centinaia di morti, di violenze sessuali documentate e soprattutto di migliaia di civili deportati verso le attuali Lituania e Bielorussia, con parecchi di loro che moriranno di fame, freddo e malattie nel caos che seguirà la rivoluzione russa. Voglio però porre l'accento su come fosse diverso l'approccio alla questione da parte degli ufficiali tedeschi in Belgio e di quelli russi in Prussia. In Belgio abbiamo visto come la repressione e la violenza servissero a terrorizzare la popolazione, mentre in Prussia orientale, a queste modalità, mai veicolate nella maniera sistematica dei tedeschi, si affiancarono le violenze sporadiche e spontanee dei soldati russi. Stupri e rapine sono stati letti come una espressione del risentimento di gran parte dei soldati semplici russi, provenienti da una classe sociale poverissima, alla vista delle ricche fattorie dei contadini prussiani. Abbiamo inoltre testimonianze di soldati russi puniti o addirittura fatti fucilare dai propri ufficiali proprio perché si erano macchiati di queste violenze. Come sempre nella storia non esiste un bianco e un nero. La verità si trova sempre nella miriade di sfumature che c'è fra questi due colori. Io, personalmente, non sono a conoscenza di resoconti simili a riguardo dei tedeschi in Belgio. Anzi, se ne conoscete, segnalatemelo tra testimonianze o fonti. Dopo questo doveroso excursus sui crimini di guerra russi in Prussia orientale, torniamo al nostro Ludendorff. Il generale era stato reso partecipe dal Kaiser e da von Moltke della situazione e accettò di buon grado di prendere il comando dell'ottava armata. C'era però una formalità da rispettare, che ci dà un'idea di come quel mondo del primo Novecento, così vicino al nostro, conservasse alcuni retaggi antichi. Ludendorff non era di origine nobile, e quindi sarebbe stato meglio che il ruolo di comandante in capo dell'ottava armata venisse dato a qualcuno di natali più illustri. Ciò era una pura formalità, perché il sistema di comando tedesco vedeva una condivisione del potere fra due ruoli, quello di comandante in capo e quello di capo di stato maggiore. Ludendorff avrebbe ricoperto quest'ultimo ruolo, mentre per il primo venne scelto un generale in pensione,
di fiducia consolidata, imperturbabile e molto rispettato. Come Ludendorff, anche questo personaggio sarà importantissimo nel corso di tutta la storia della Grande Guerra. Si trattava del generale Paul von Hindenburg, 66 anni. Von Hindenburg faceva parte del fior fiore della nobiltà militare prussiana. Parte della sua famiglia era originaria proprio della Prussia orientale e conosceva piuttosto bene i luoghi in cui si stava combattendo. Era fiero di ricordare che fra i suoi antenati c'erano dei cavalieri teutonici e addirittura Martin Lutero. Aveva combattuto sia nella guerra austro-prussiana sia in quella franco-prussiana. Era stato un collaboratore del generale von Schlieffen ed era andato in pensione nel 1911. Nonostante ciò, aveva fatto sapere allo stato maggiore di von Moltke che nel caso fosse stato necessario sarebbe stato disposto ad essere richiamato. Nel pomeriggio del 22 agosto, poco dopo l'ora di pranzo, mentre Ludendorff si stava muovendo in auto da Namur a Coblenza, von Hindenburg ricevette nella sua casa di Hannover, nel nord della Germania, il telegramma con cui gli veniva proposto di prendere il comando dell'ottava armata, assieme a Ludendorff come capo di stato maggiore. L'anziano generale rispose semplicemente «Sono pronto». La scelta di von Moltke e del suo stato maggiore ricadde su von Hindenburg anche perché serviva qualcuno che col suo carattere tranquillo e imperturbabile facesse da contraltare all'indole sanguigna di Ludendorff. In poco tempo, dopo aver ricevuto il telegramma, il vecchio generale si preparò. Vestì la sua vecchia divisa color blu di Prussia, ma venne a sapere che non andava più bene e quindi gliene venne data un'altra di quelle nuove, color grigio. Nel frattempo, Ludendorff aveva ricevuto ufficialmente l'incarico e senza neanche riposarsi un attimo, partì subito a bordo di un treno speciale diretto al fronte orientale. Il treno si sarebbe fermato ad Hannover per prendere il generale von Hindenburg. Alle 4 di notte del 23 agosto, il treno fece la sua fermata ad Hannover e Ludendorff scese per presentarsi al vecchio generale. I due non si erano mai incontrati di persona, ma da questo momento in poi formeranno una delle coppie di comando più importanti dell'intera storia della Prima Guerra Mondiale. Se da un lato von Hindenburg rimaneva una figura di facciata, più con un ruolo istituzionale di rappresentanza, Ludendorff era il vero pianificatore e calcolatore. Gli storici concordano nell'affermare che nel corso dell'intera guerra von Hindenburg si limitò ad approvare le proposte di Ludendorff e non prese mai una decisione senza mai sottoporla al suo collaboratore. In ogni caso, è palese che la coppia sapesse lavorare bene, vista tutta la strada che faranno nel corso del conflitto. Se poi siete particolarmente appassionati di storia contemporanea, saprete bene del prestigio di cui questi due godranno in Germania anche dopo la guerra e anche del ruolo che avranno nell'ascesa al potere di Hitler. Von Hindenburg e Ludendorff arrivarono in Prussia orientale durante la giornata del 23 agosto. Durante il viaggio in treno avevano visionato e approvato il piano del colonnello Hoffmann. Il rischieramento dell'ottava armata era nel pieno, ma stava riuscendo piuttosto bene, grazie alla preparazione meticolosa del sistema ferroviario tedesco. Inoltre, le ricognizioni continuavano a segnalare come la prima armata russa di von Rennenkampf ancora non si stesse muovendo. Come già precisato, il generale russo rimase fermo non tanto perché nutrisse rancore nei confronti di Samsonov, ma perché si stava ancora leccando le ferite dopo Gumbinnen e non aveva assolutamente idea di dove si stessero muovendo i tedeschi. Le poche forze tedesche rimaste di fronte a lui stavano recitando bene la loro parte, facendo credere a von Rennenkampf che l'intera ottava armata fosse ancora davanti a lui a pieno organico. Ma in tutto questo, Samsonov, che cosa stava combinando? Le sue forze stavano avanzando molto lentamente, sempre a causa della conformazione del terreno. Visto che il comandante del fronte nord-occidentale, il generale Zilinski, si era ormai convinto che l'ottava armata tedesca fosse in ritirata generale, l'obiettivo del generale Samsonov era tagliare la ritirata germanica e contribuire assieme a von Rennenkampf a circondare e annientare i tedeschi.
Visto però che pur avendo vinto a Gumbinnen von Rennenkampf aveva subito perdite notevoli e doveva far riposare i suoi uomini, Zielinski cercò di mettere più fretta a Samsonov. Da Parigi, il capo di stato maggiore dell'esercito francese, il generale Joffre, che era coinvolto contemporaneamente nella battaglia delle frontiere, telegrafava in continuazione all'ambasciatore francese a San Pietroburgo per mettere fretta ai russi. L'ambasciatore francese parlava col granduca Nicola Romanov, il comandante supremo delle forze russe, e quest'ultimo insisteva a sua volta con Zielinski nel mettere fretta a Samsonov. Una bella catena di stress, direi. In realtà, presso la seconda armata russa, non c'era nulla di più lontano dal concetto di fretta. Anche in quest'altra zona della Prussia orientale, il paesaggio era contraddistinto da fitte foreste e laghetti, e i reparti russi facevano fatica a rimanere in contatto fra loro. Anche per la seconda armata, poi, il problema dei rifornimenti non permetteva di avanzare velocemente in profondità in territorio tedesco. Mancavano munizioni, cavalli, cibo, medicine. Gli uomini marciavano dalle 10 alle 12 ore al giorno, facendo solo brevissime pause. C'erano poi altri problemi. Samsonov, per quanto abbastanza esperto, non aveva mai comandato un esercito di quelle dimensioni e le comunicazioni fra i vari corpi d'armata erano molto scadenti. C'è un aneddoto a proposito. Vista la scarsa presenza di linee telegrafiche che collegassero la seconda armata a Zielinski, un ufficiale membro dello stato maggiore di Samsonov dovette andare in auto fino a Varsavia, 200 km più a sud, a recuperare un'intera pila di telegrammi che erano stati ignorati. Vista la mancanza di linee telegrafiche, i russi tentavano di comunicare con i segnali radio. Questi ovviamente erano sempre intercettati e letti dai tedeschi. Pare poi che le due armate avessero a disposizione codici diversi e che nessuno degli operatori radio della seconda armata russa e della prima armata russa fosse a conoscenza del codice dell'altra e quindi, per rendere più semplici e snelle le comunicazioni, passavano tutte senza alcun tipo di crittografia. Tutto ciò ovviamente per la gioia dei servizi segreti tedeschi, che continuavano a sapere precisamente i movimenti delle armate russe. Il primo contatto fra Samsonov e i tedeschi avvenne il 22 agosto, lo stesso giorno del lungo viaggio di Ludendorff dal Belgio a Coblenza. In questa zona della Prussia orientale si trovava un corpo dell'ottava armata tedesca di cui non ho mai parlato finora, il 20°, agli ordini del generale von Scholz, un ufficiale di carriera di 63 anni. Von Prittwitz aveva distaccato il suo corpo dal resto dell'armata proprio per tenere d'occhio la linea di avanzata di Samsonov. I russi, in grande superiorità numerica, cercarono di ingaggiare i tedeschi, ma questi scelsero di non esporsi troppo e di ritirarsi, permettendo a Samsonov di impadronirsi di alcuni villaggi. Una pattuglia di cosacchi, entrando in uno di questi, riportò la presenza di franchi tiratori e di tutta risposta i russi bombardarono la città con l'artiglieria. Questa dinamica ci ricorda un po' quello che stava succedendo in Belgio, vero? Il giorno successivo, il 23 agosto, mentre von Hindenburg e Ludendorff arrivavano in Prussia, la seconda armata russa di Samsonov cercò di calcare ancora la mano, avanzando ancora. Ancora una volta, però, von Scholz scelse di non accettare la battaglia e si ritirò concedendo altro terreno alle forze zariste. Tra l'altro, quello stesso giorno, la prima armata russa di von Rennenkampf, riposatasi dopo la battaglia di Gumbinnen di 3 giorni prima, riprese lentamente a muoversi verso ovest. Von Rennenkampf, ancora, non aveva la più pallida idea dei movimenti dei tedeschi e pensava di aver davanti a sé truppe in fuga. Anziché cercare di prendere contatto con Samsonov, decise di puntare dritto verso Königsberg, con solo poche forze germaniche che lo schermavano davanti, che stavano riuscendo ad ingannarlo, di fatto. Il piano confezionato da Hoffmann stava andando veramente bene, anche perché il sistema ferroviario tedesco, pur se messo a dura prova, aveva soddisfatto pienamente le aspettative, con il rischieramento dell'ottava armata che ormai era quasi completo. Ad un certo punto, però, la pressione russa si fece sentire e von Scholz non avrebbe potuto arretrare all'infinito. La sera del 23 agosto, il 20° corpo d'armata tedesco si era trincerato per difendere una posizione fra due piccoli villaggi, Orlau e Frankenau.
Oggi si trovano nella Polonia nord-orientale, poco più a sud del confine con l'ex